Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Nio e oggi ci tocca esplorare per bene la zona per trovare gli ultimi falò che dobbiamo accendere prima della boss fight. Vediamo un po' dove sono. Posso livellare? No, perché sono un imbecille, ho perso tutto, perfetto. C'è però qui la cosina da accendere dove l'ho vi... No, aspetta, l'avevo visto. No, dai, era qui. Dai, no, era... No, 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 non facciamo scherzi, eh. Non faccio... Era qui, l'ho vi... Dai, l'avevo visto. È là? È là, ok. Come ci si arriva però? Là. Cioè, quel ponticello lì sarà... Arriverà fino in fondo? Boh, chi lo sa. Però c'è sta stradina. Che voglio dire, perché non andare a morire, no? Ok, dove stiamo andando? Ah, così ci si arriva, ok. Probabilmente il ponticello mi avrebbe fatto morire fortissimo. Fermi tutti, eh. Ok. Mi spiace, chiunque sia, mi spiace. Però avevo visto un'altra strada, allora. Mio Dio, sto posto è un labirinto. Grosso. Un labirinto grosso. Quello lì c'ha le frecce, però, eh. No. Ok. Ho finito le frecce. Avrei le palle di cannone, ma mi gira un po' a usare le palle di cannone, perché sono fortissime. In teoria... Piano, non slidare ai lati, dannato William. Ok, cosa c'è qui? Uno da battere. E una spada che esce da un muro. Salve. Stavolta non mi hai fregato, perché io sono brava. Quando voglio. Sono brava quando voglio. Come? Questo è grossissimo. Aia, che botta. Stai molto calmo tu. Da dove sei uscito? Sotto l'ascella. E niente. Ok. Ok. È vero che avevo anche il Perry, ma non lo uso mai, quindi non lo so nemmeno usare. È inutile che lo provo. Signor Genji. Genji. Era un Genji questo qui. Aia, che botta. Dai, fallo di nuovo. Aia, dovevo schivarlo però. Dovrei schivarli. Farglieli fare sì, perché spreca un pacco di stamina, ma dovrei schivarli. Vedi? Puoi far così. E così. Perché, perché non... Allora, era in posa da repost e non gli ha fatto il repost. Perché? Perché? Porca vacca, quanto tracking. Porca vacca. Eh sì, va bene. Mi piace vedere che loro perdono stamina, ma è come se non la perdessero. Va bene uguale a loro. Perfetto. Se ci muoio mi incacchio, perché mi hanno fatto tre cose che non dovevano fare. Cioè, ha perso stamina per tre volte e nonostante tutto... Me la sono presa in quel posto perché si è riuscito a schivare e difendere lo stesso. Maledetto. Cavacca a te. Però guarda, ti ringrazio perché mi hai fatto vedere questo. Probabilmente l'avrei sentito. Però facciamo finta che l'ho visto grazie a te. Però ci devi morire lo stesso. Allora, qua siamo finiti sui tetti. C'è un arciero? Che posti orribili per combattere, mio Dio. Piano, 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 piano. Fantastico. Cos'è servito? A niente. Vieni, vieni. Dai, ti prego, vieni. Dai, non farmi venire a combattere lì in un angolo di tetto. Te, per favore. Per favore, io ti odio. Niente, non si è manco rotto le... Ok.
Guarda dove mi fa combattere sto qui. Ok, mi dispiace ragazzi, lo so. È stato orribile perché ho spammato lo stesso attacco, però so che quello lo stanna e quindi ha funzionato. Era l'unico modo che avevo, cioè guarda dove mi fanno combattere, in un angolino di tetto. Per l'amor di Dio, qualcosa doveva morire il più velocemente possibile. Ok, dove sto andando? Però io ho fatto il giro, quindi di là dovrei aver preso tutto, no? Perché qui poi non c'è nient'altro. No, lì c'è roba di cui non me ne frega. Ok. Non me ne frega perché sono già stata potenzialmente. Quindi vado per di qua. Qui. No. Qui. Questo attacco qui, porca miseria, mi dimentico sempre di averlo, ma è un cannone. Se sei vicino che colpisci con tutti i colpi è un cannone. No! Cioè, buono, perché dovevo venire qui, però insomma... Non è che voli di sotto, figurati. Ho sbagliato. È rompile. Niente. Ok. Accendiamo sto secondo falò, anche se ci sono arrivata senza volere. Ecco qua. Madò quanto lo sapevo. Quella cosa lì mi servirà a qualcosa, sicuro. Deve servirmi a qualcosa. E adesso io come torno indietro da qua? Sono abbastanza convinta che 22.000 anime avrei potuto fare un livello, sicuramente. Le ho buttate via tutte. Che cacchio. Allora, piano. Perché mi devono far fare queste cose pericolosissime? Io le odio. Le detesto. Una katana. Ok. Tanto la katana di Ginkyo continuerà a restare il meglio che c'è in giro. Quindi mi butto per di qua, io ho finito di esplorare di lì, vado alla boss fight. No? Che è però sì, lì, quindi corro, corro, corro. Cavolo, qui c'è quella cosa brutta. Corro! No, mi si è girata la telecamera, dannazione, perché l'ho lockato, ho sbagliato io stavolta. Non me la posso prendere con la telecamera. Vedete, gli ho messo paura perché ho usato quell'attacco lì. Perché non hai fatto il repost? Dannazione a te, William. Allora, vado a toccare il santuario là in fondo. Che così almeno se muoio respawno qui. Sicuramente morirò, perché dubito che aver acceso i due falò la renda una boss fight ridicola. Sarà un pochino più semplice, ma dubito che sia ridicola. Ah. Ok. Uno però resta comunque. C'è un terzo falò. Porca miseria, c'è un terzo falò. Ce n'è un terzo. Niente. Vai ora che vola sotto, è il momento, è il momento. Ok. Beh, molto più gestibile così, piuttosto che doverne far fuori due o tre. Alza la manina, alza la manina.
Alza la manina, alza la manina. Alza la manina, alza la manina. Il raggio della morte. E se io faccio così? Alza la manina, alza la manina. Fallo. E la la la. E questo, ecco, l'unica cosa che mi frega è questo, che quando c'è, io gli vado vicino per fisciare l'attacco con le mani, e quando gli sono vicino il raggio della morte non lo carica, lo spara e basta. Questo è un po' un problema, perché non riesco a capire quando lo sta sparando. Allora, provo, lascio le mie anime lì dentro, rischiando la vita, terrò la katana perché mi sento molto più sicura con la katana, e darò un'occhiata per vedere se becco anche il terzo. Che sia quello là... ma io come ci arrivo là? C'è la strada qui, non l'ho vista? Sono stupida? No, non sono stupida. Sui tetti non mi pareva che ci fosse modo di arrivarci. Qui? No, non è qui. Sapete che non ne ho idea, ragazzi, non credo ci sia modo di arrivarci. Allora, cerchiamo di capirci. Il punto di salvataggio dov'è? È lì dietro? No. E secondo me è qua, secondo me è lì dentro. Vediamo un po'. Allora, comunque ho raggiunto un punto che non potevo raggiungere prima, giusto? Dimmi che ho fatto dei progressi. Ok, sono arrivato in un luogo nuovo. Come? Non ne ho idea, ma l'ho fatto. Ho guadagnato anche un Kodama, vedi? Guarda che bello. Cioè, in realtà non è tanto che non so come ho fatto. Io mi sono gettata qui, l'avevo visto anche prima a questo punto. Ho anche detto che non mi interessava perché ero convinta di essere già passata qui. In realtà non è così. Qui non sono passata. Ah, salve. Vado vivissima. È stata una bellissima combo, però sono fiera di me stessa. Che cacchio, credevo di essere fuori range. Volevo schivarlo e fare questo, invece ho preso una padellata nei denti che me la ricorderò per sempre. Beh, niente, non ce l'ho fatta. Ma guardate se ce ne deve essere un altro. Salve! Lei è un pezzettino di cacchetta, io lo dico, Però l'ho schivata, perché sono bravissima quando voglio. Dai, l'ho preso dritto nei cosi, che cacchio, nei corni, girati. Girati di qui! E niente, due pirla siamo. Niente. L'ho preso due volte nelle corna, ma non ha sentito un tubo. Io ho paura a schivare qua, perché non so dove finisce il terreno e dove inizia la morte. Niente. Oh, là. Allora, vediamo se c'è altra roba, perché adesso sono in paranoia. Ma dopo un istante credevo fosse una creatura blu, tipo un mostro incredibile con la corazza blu. Tu sei un mimicco? No. E allora io ti aprirei. Che ne dici? Fatto? Perfetto. Tu vuoi proprio combattere qui? Isaku? Isaku, vuoi proprio combattere qui? Oh, che bello. Ma gli tiro un pugnetto, ma che figo. Sto Isaku vuole fare qualcosa nella sua vita o le vuole prendere e basta? Cioè, è molto meglio, ragazzi, questo attacco qui di quello delle doppie katane, perché almeno questo colpisci qualcosa. Con le doppie katane non colpisci mai. Niente, ok. Non lo colpisci mai con l'attacco spezzaguardia. No, dai, che figata!
gli tira una botta con l'elsa dell'arma e poi va avanti con la spada. È molto più utile questo che quello delle doppie katane, perché purtroppo quello delle doppie katane se le parano sempre, non riesci mai a colpirli. Con questo invece colpisce, bellissimo. Ora, dove sto andando? Dimmi che sto andando. Ma non me ne frega del santuario qui. Cioè, per l'amor di Dio, mi ci siedo. Però non mi serviva. Avevo bisogno di accendere fuochi io. Scusate, Kodama bolliti, mi dispiace. Va bene, il santuario è bellissimo. Però pensavo di aver fatto progressi un po' più progressosi. C'era un'altra via, però, dai, c'era. L'ho vista. Di qua. Di qua. E che spaventissimo! Ok. Mi spiace, signorina. Ok. Ho trovato degli scolapasta che posso mettermi da pantaloni. E porta, 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 ok? Dai che stiamo andando bene, dai che stiamo andando bene, dai che siamo arrivati, sì! Sono stata bravina, ho avuto un culo incredibile. Saluti. Tu cosa sei? Tu sei imbattibile. Finché non è quello con la lingua lunga che mi dà un fastidio incredibile, gli altri si fanno. L'ascella! Fatto. Sotto l'ascella! È stata un'idea del cacchio. Meno male che ho schivato, guarda. Adoro questo attacco bello. La katana, ragazzi, inizia ad essere la mia arma preferita. Ma senza problemi, proprio. Cioè, questa cosa qui la trovo veramente utile. Yes! No, oh. Si è acceso! Da lontano questo verde sembrava quasi un talismano. Tedoforo, cioè in che senso? Tedoforo o tedoforo? Cosa vuol dire? Aiuto? Traduzione in italiano che comprendo, perché è italiano, però non lo comprendo. Comunque, abbiamo acceso tutti e tre i fuochi, spero che mi serva qualcosa. Probabilmente mi elimina tutte e tre le melmette all'inizio, che è già un grande aiuto in realtà. È veramente già un grande aiuto. Mamma mia, quell'attacchettino lì! Mamma mia! Volevi curarti, col cavolo! Mamma mia, niente. Fatta, ho vinto tutto. Non cadere, Williams! Ok. Io vi giuro, ragazzi, da lontano, con questo verde, io credevo fosse un talismano. Non l'ho mai associato a una torcia come le altre. Cioè, mi pareva molto differente. Salve, non me l'aspettavo che ci fosse qualcuno qua dietro. Non mi ha preso di sprovvista neanche un po'. Ok. 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 Fischio! Niente. E di qui? Ah, da qui arrivo, ok. Qui c'è una porta, no. E quindi mi devo rifare tutta la strada indietro. Che due maroni, dai. Io ce l'ho il talismano per tornare a casa. Ma mi sembra un po' esagerato dover usare un talismano perché mi hanno chiuso di qua. Dai, ditemi che mi sono persa io la via del ritorno, vi prego. Ditemelo. Non è possibile. Sono io che sono ciecata e non la vedo. Ma c'è. Dai. Io non la vedo. Spero di non perdere gli Amrita, se non mi lancio dalla finestra. No, non li ho persi, ok.
Il video di oggi si conclude qui. Ancora non abbiamo avuto il nostro scontro decente contro quella melma, ma lo avremo presto, perché ora abbiamo acceso tutti i falò e saremo soltanto noi e la melma, quindi possiamo gestirla tranquillamente. Io come sempre vi chiedo di lasciare un commento, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.